Piscina comunale a Isernia, il punto della situazione attuale, sindaco, in seguito alla realizzazione della vasca da parte della gestione commissariale. Il resto è tutto da rifare? La gestione commissariale ha fatto un lavoro encomiabile perché ha trovato le risorse per rispondere immediatamente all'esigenza di rimettere l'impianto in linea, nel senso l'impianto, parliamo della vasca, in effetti i lavori della vasca come potete vedere sono completi, è stata rifatta con tutti i raccordi e gli scarichi, tutta la tubazione legata appunto alla vasca. È perfettamente agibile e funzionante. Il problema che rimane è il resto, proprio l'impianto nel complesso, cioè a cominciare da una parte che riguarda le docce, la parte igienico-sanitaria, i bagni che devono essere sistemati perché non si può consegnare la struttura in queste condizioni. Ci sono gli impianti tecnici di aereazione che hanno bisogno assolutamente di una, perché qui quando cominciamo ad avere l'acqua, ad avere un grado di umidità che si eleva notevolmente, l'impianto di aereazione è fondamentale. Quindi questo purtroppo non è funzionante. Se facciamo un sopralluogo insieme possiamo anche notare che mancano determinate apparecchiature tecniche che sono fondamentali come i depuratori e tutta un'altra serie di riferimenti, c'è tutta la parte delle docce che sono praticamente inesistenti, c'è solo la rubinetteria praticamente, non ci sono arredi, non c'è nulla, quindi questo ci impegna l'amministrazione a vedere, a guardare un po' più nel complesso l'impianto prima di metterlo a disposizione della città. Noi siamo, allora è pronto ormai un bando di gara, manca poco perché l'area sportiva si è coordinata con l'area tecnica, il capitolato deve essere completato, abbiamo quindi una scelta da dover fare in tempi brevissimi, cioè quello di fare subito un bando di gara per poter affidare la piscina. Bando di gara che prevederà però purtroppo un onere per chi l'acquisirà, caricarsi anche con determinati lavori che noi specificheremo nel bando. Oppure trovare altre strade, diciamo questo oppure perché ci sono già delle manifestazioni, almeno tre che sono arrivate al comune, manifestazioni di interesse di vari imprenditori per un progetto di finanza, per avviare subito l'impianto, ampliarlo, l'offerta è questa, ampliarlo con ulteriori offerte, quindi una seconda vasca perlomeno, e poi praticamente prendere la gestione dell'impianto. Quindi questa è una situazione più complessa che potrebbe anche risolvere il problema a lungo termine. È una scelta che faremo nei prossimi giorni, chiaramente noi l'obiettivo è quello di cercare di rimettere l'impianto a disposizione della cittadinanza nel più breve tempo possibile e questo è l'impegno che avevamo preso, noi vorremmo rispondere a questo tipo di risposta. Ci sono tre, almeno al momento per quanto mi risulta, ci sono tre manifestazioni di interesse, c'è un progetto un po' più completo, nel senso che risponde ai requisiti previsti dalla legge diciamo del codice degli appalti, che indica esattamente come deve essere il progetto, a che cosa deve rispondere il progetto, con tutta una serie di requisiti, anche con un piano finanziario molto dettagliato, con un asseveramento della parte finanziaria, quindi ci vuole, è molto più complesso. E ci sono altre manifestazioni, più che altro io le giudicherei delle proposte che danno delle indicazioni e si mettono a disposizione anche per poter ampliare l'impianto, anche all'esterno. Quindi queste sono tutte idee che vengono, magari ne arriveranno altre nei prossimi giorni, quindi noi siamo, vedo che la piscina suscita molto interesse anche dal punto di vista proprio anche dal punto di vista economico, ecco, potrebbe essere un affare per molte attività della città e noi siamo pronti a cogliere qualsiasi spunto interessante, l'importante è che tutto questo si concili anche con la possibilità di rimettere l'impianto, come ho detto prima, a disposizione dei cittadini, dei fruitori che veramente hanno molta voglia di rivedere l'impianto funzionante.